Buongiorno a tutti, oggi preparo mini torte pasqualine. Per l'impasto 600 g di farina, 100 ml di acqua, 100 ml di olio, 2 uova intere, un cucchiaio di lievito per torte salate e sale. Per il ripieno mi occorre 500 g di ricotta, 300 g di bietola già cotta, 120 g di formaggio e un uovo intero, 6 uova bollite e fatte a metà. Inizio la preparazione. Nella farina metto il cucchiaio di lievito, il sale. Mescolo un poco. Precedentemente ho sottacciato la farina. Metto le uova, l'acqua e l'olio. Come dico sempre, io metto l'olio d'oliva. Potete mettere anche l'olio che preferite. E inizio ad impastare. Impasto con le mani. A questo punto la lavoro sul piano da lavoro. Metto un po' di farina. Continuo a lavorarlo. Taglio un pezzo di pasta e inizio a filarla. Metto un po' di farina. A questo punto, con un coppapasta di 8 cm di diametro, taglio dei cerchi in questo modo. E inizio a metterli nella teglia a forme. E continuo così fino a farle tutte. Prima di preparare il ripieno, prepari i coperchi. Taglio con il coppapasta. E li faccio tutti così. Ora preparo il ripieno. Nella ricotta metto la bietola e mescolo. Metto un pizzico di sale, metti il formaggio, l'uovo, una volta impastata riempio i tortini, prendo un cucchiaio e metto un po' di impasto dentro. Prendo l'uovo e lo metto così e metto un altro cucchiaio di impasto e copro con la pasta premendo.
Una volta finite, prima di infornarle, bucherello con una forchetta. Una volta finite li vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 25-30 minuti. Eccoli pronti da gustare. Ne taglio uno e vi faccio vedere come sono venuti dentro. Un'idea particolare e diversa per Pasqua. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.